la gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo nel video Ask, perché nello scorso video avevo chiesto di appunto farmi delle domande per fare poi un fact time, quindi oggi appunto andrò a rispondere alle vostre domande. Mi raccomando però, prima di iniziare il video lasciate un like al video e iscrivetevi al canale, condividendo anche i miei video per aiutarmi ad arrivare ai 1000 iscritti, dove poi mi farò i capelli rosa come ho detto nello scorso video. Tra l'altro, se ve lo siete perso, qua in alto nelle schede ovviamente lo trovate e lo troverete anche nelle end card del video, quindi mi raccomando guardate il video fino alla fine. Ok, ed eccoci qua alla mia scrivania come al solito e andremo a rispondere mano a mano a tutte le domande che mi avete fatto. Tra l'altro ci sono alcune di voi che mi hanno anche chiesto di essere salutate, quindi con felicità ovviamente vi saluterò, ovviamente mentre leggerò le vostre domande. E quindi ragazzi, se anche voi volete essere salutati, vi invito a scrivere appunto di essere salutati nei commenti, tipo mi saluti oppure vorreste salutarmi nel prossimo video. Ovviamente io nel prossimo video vi saluterò, a meno che non sia un video preregistrato, perché penso che mi preregistrerò dei video per quando sarò in vacanza. Comunque non perdiamoci ancora in chiacchiere e iniziamo subito questo video fuck. Iniziamo con il primo commento di Asia, che mi chiede: Askiri, hai mai pensato di scrivere un libro? Allora, scrivere un libro ci ho pensato, però a parte che, vabbè, adesso ho 17 anni, quindi non è che così mi improvviso scrittrice. Quando ero più piccola adoravo scrivere robe, scrivevo soprattutto fanfiction su un sito chiamato EFP e ho trovato una fanfiction del 2014, quindi di quasi 5 anni fa ormai, che praticamente era la mia storia della mia vita in GTA 5. E sì, già ero all'epoca fissata con i videogiochi e quindi, dato che mi piaceva molto GTA 5, ho deciso di scrivere una fanfiction. Però il problema è che ho scritto 2 capitoli e poi mi sono fermata lì, quindi non c'è purtroppo un continuo così tanto esaltante. Anche se invece mi ricordo che io avevo scritto anche il terzo capitolo, perché prima li scrivo su un quadernino e poi dopo averli scritti appunto li passavo sul sito. Comunque ragazzi, se magari vorreste un video in cui vi parlo meglio di questa cosa delle fanfiction, di FP eccetera, fatemelo sapere qua sotto con un commento, che magari poi ci farò un video più avanti. Quindi per il momento sì, mi piacerebbe scrivere un libro, però ovviamente avendone le competenze, quindi molto più avanti. Poi, seconda domanda sempre di Asia, che mi chiede: hai mai incontrato una persona famosa? Allora, una persona famosa, no, in realtà non credo di aver incontrato mai persone famose, a parte Francesco Testi, che è lui. Ok, vi ho messo la foto. Comunque, non so se lo conoscete, ma Francesco Testi ha fatto varie fanfiction insieme a Gabriel Garco, altre da solo, eccetera. E io lo seguivo per l'onore e il rispetto e per le altre fanfiction che appunto ha fatto insieme a Gabriel Garco. Quindi, appunto, lo conoscevo e dato che era venuto in un centro commerciale qua vicino a me, sono andata lì e mi sono fatta una foto, che vi pubblicherò tipo qua. Ok, sì, faccio pena in quella foto, ma lasciamo stare. Comunque sei fantastica, mi saluti. Ciao Asia, grazie mille per le domande. Ovviamente ragazzi, se avete altre domande da farmi per un prossimo ask, scrivete sempre hashtag AskIri e appunto io vi risponderò in un prossimo video ask. Adesso passiamo alla seconda domanda, che ce la fa Just Marco. Askiri, che squadra tifi? Allora, squadra non tifo, perché non seguo il calcio, né io né tutta la mia famiglia. Però se devo dire che tifo qualcosa, dovrei tifare per il Napoli, dato che comunque è la squadra della mia città praticamente, perché per chi non lo sapesse io abito a Napoli, quindi diciamo che simpatizzo per il Napoli. Qual è il tuo calciatore preferito? Beh, diciamo che Cristiano Ronaldo ha il suo fascino. Hai praticato qualche sport da piccola? Sì, ho praticato karate per circa qualche mese, poi non l'ho praticato più perché ero l'unica ragazza e quindi mi sentivo esclusa. Ciao, nuovo iscritto e like. Grande Marco, grazie mille. Ok, prossima domanda di Michele. Michele ci chiede: Askiri, tua sorella quanti anni ha? Mia sorella ha 9 anni. La prossima domanda ce la fa Fabiana. Askiri, mi saluti, mi chiamo Fabiana. Allora, la mia domanda è progetti futuri. Ok, ciao Fabiana, grazie mille per la domanda. E progetti futuri al momento sono quelli di sicuramente finire le superiori con un voto che vada dall'80 al 100 possibilmente, appunto perché fra 2 anni, cioè in realtà l'anno prossimo, perché adesso inizio la quarta, devo fare l'esame di maturità, quindi almeno quello lo vogliamo ottenere. Poi probabilmente mi iscriverò all'università e cercherò di continuare questa cosa di YouTube e magari crescendo divento
però famosa tra virgolette, e potrei fare qualcosa che riguardi YouTube, come viaggiare, come fa Human Safari, magari fare dei travel vlog, oppure semplicemente potrei trovarmi lavoro nel settore turistico, che è quello per cui sto studiando. La prossima domanda ce la fa Viola, che ci chiede: Ascrivi, che scuola fai? Allora, frequento l'indirizzo tecnico turistico e sono al quarto anno, appunto inizio settembre. E sì, ho scelto questo indirizzo perché in realtà io volevo fare il linguistico, però dato che la scuola del linguistico era un po' lontanuccia da casa mia, ho deciso di optare per questa scuola che comunque era più vicina e che mi dà molti più sbocchi lavorativi, anche perché essendo un diploma finito potrei andare a lavorare subito dopo le superiori senza avere la necessità di frequentare l'università. Però siccome vado bene a scuola e non voglio fermarmi al diploma, ho deciso che andrò anche all'università e magari nel frattempo lavorerò pure per pagare gli studi e tutto il resto. Comunque il turistico alla fine è quasi come il linguistico, solo che ti dà molti più sbocchi lavorativi, appunto, e comunque anche lì si studiano le lingue. Infatti io studio inglese, francese e quest'anno ho iniziato il tedesco, quindi adesso che andrò in quarta sarà il secondo anno che studierò il tedesco e io già non mi ricordo più nulla dell'anno precedente. Yeah! Potrebbe essere un problema questo. Poi, prossima domanda, sempre di Viola, che ci chiede: iPhone o Android? Preferisco di gran lunga Android perché è più personalizzabile, eccetera, anche perché gli iPhone costano un occhio della testa e poi perché se mi cade a terra devo spenderci altri 300.000 euro per aggiustarlo, se mi cade mezza volta. Invece il mio Huawei P20 Lite ha già fatto 3 voli da 2 metri d'altezza da sopra il lettino qua sopra e ancora è intatto, non si è fatto manco un graffio. Che bella cosa questa cosa. Hai fratelli o sorelle? Sì, ho sia un fratello sia una sorella, entrambi più piccoli di me. Mia sorella ha 8 anni e mezzo, come già detto nella domanda precedente, mentre mio fratello ha 11 anni e ha il 4 settembre ne compirà 12, quindi ha 11 anni e mezzo. Mi saluti, grazie. Ciao Viola, grazie mille per le domande. Poi la mia moderatrice preferita, anche differentemente chiamata Francesca Kawaii, ci chiede: Ascrivi, la cotta per tu sei chi? Quanto è durata? Un mesetto e mezzo circa? TVB teso, ti voglio bene anche io. Ok, adesso passiamo alle ultime 3 domande che ci fa invece Miriam. Grazie mille per le domande Miriam, e certo ovviamente che ti saluto, quindi ciao Miriam, grazie mille di nuovo per le domande e rispondiamo adesso, anche perché sono le ultime domande e questo video sta durando già un pochino. Stiamo registrando da 8 minuti, quindi è meglio che ci sbrighiamo perché sennò esce un video di 6.000 ore e poi sarà un casino editarlo e tutto il resto. Comunque, mi scuso se ogni tanto c'è il riflesso della lampada, però ragazzi non ci posso far nulla, porto gli occhiali purtroppo, quindi ci dobbiamo arrangiare così. Mi dovrei mettere un po' più lontano, ma in realtà non so neanche dove mettermi perché altrimenti non ho un appoggio per il telefono con il quale sto registrando e perciò ci dobbiamo arrangiare così. Prima domanda che ci fa Miriam: Ascrivi, torta o Nutella? Dipende da entrambe le situazioni. Per esempio, se devo scegliere tra una torta chiamata la cheesecake, non so se la conoscete, quella torta praticamente con formaggio fresco e marmellata sopra e sotto uno strato di biscotti, sceglierei la cheesecake anziché la Nutella, perché voi non lo sapete, ma io la Nutella non è che ne mangio così tanta, anzi deve essere proprio una situazione rara in cui io appunto vi faccio dei pancari con la Nutella o comunque delle fette biscottate con la Nutella, perché di solito preferisco appunto o le torte o comunque preferisco mangiarmi dei mottini come Kinder Bros, eccetera eccetera. Ascrivi, iPhone o Samsung o un Huawei P20 Lite, quindi non ho nessuna delle due. Poi, ultima domanda, mamma o papà? Dipende dalle situazioni anche qui. Di solito papà, perché è quello che dice sempre di sì ed è poi quello che appunto riesce a convincere, tra virgolette, mia mamma a farmi fare qualcosa, anche se non lo vuole. Tipo quando in terza media c'era il viaggio di istruzione, dato che si stava anche avvicinando il mio compleanno, io volevo il 3DS e mia mamma non mi voleva comprare il 3DS ma mi voleva mandare appunto in gita. Io però in gita non ci volevo andare perché già sapevo come andava a finire, infatti è stato un totale fiasco con la gita, e quindi riuscii a convincere mio padre a comprarmi il 3DS XL che ho tuttora nel cassetto e appunto mi feci comprare da lui il 3DS. Poi la stessa cosa per il computer, la stessa cosa per la PlayStation, quindi capite bene che molto meglio mio padre che dice sempre di sì anziché mia mamma che comunque è un'ansia totale. Quindi un po' entrambi, poi dipende come vi ho detto dalle situazioni. Per ora sono finite le domande, quindi ragazzi queste erano le domande che mi avete fatto nello
scorso episodio dei vlog, nello scorso video. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente se volete altre domande, altri video fuck, fatemi altre domande qua sotto nei commenti e sarò più che felice di rispondervi. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se questo è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora avete fatto. Vi ricordo di condividere i miei video con i vostri amici e di guardare i video fino alla fine. Inoltre ragazzi, qua sotto troverete un bel bottone rosso con una scritta così grande dove c'è scritto subscribe. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi i futuri video. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi lascio al prossimo video. Bye!